my utmost thanks for bringing me to the base of the Erdtree. Here, I can govern my own movement, and thus, the accord is fulfilled. I shall depart to ascertain the purpose I was given. Farewell. I shall leave Torrent, and the power to turn runes into strength, here, with you. I wish you luck in realizing your ambition. You have fought long and hard. I have no doubt you will become Elden Lord. May you take the throne. Salve a tutti cari sconosciuti, io sono Fariros e preferite Meloki, probabilmente sto per starnutire, però per adesso farò finta di niente. Avrò montato all'inizio del video la clip che per fortuna sono riuscita a recuperare grazie allo share PlayStation 5, visto che mentre esploravo così per raccogliere qualche drop per risparmiarvi, diciamo, il disastro di me che vado in giro perdendomi, mi sono seduta a questa grazia, che comunque è la grazia alla quale ci eravamo teletrasportati verso la fine dell'episodio precedente, appunto per la capitale, ma evidentemente non mi ero mai seduta qua. E nel momento in cui l'ho fatto, mi ha parlato Melina, che mi ha ringraziato. Vabbè, avete visto la clip e se n'è andata. Ora, in tutta onestà, capisco tutto, però potevamo pensarlo un po' meglio, la questione del level up, fosse anche solo che comunque lei non è una vergine delle dita, evidentemente puzza è molto più di una vergine delle dita, ma a maggior ragione, essendo probabilmente qualcosa di simile a Ranni, parlo per intuizione, visto che sono molto simili, per quanto Ranni ha l'aspetto della strega, sua maestra, però vabbè, hanno la questione dell'occhio, speculare, quindi è ovvio che c'è qualcosa sotto, ok, ovviamente. Probabilmente Melina in qualche maniera sarà un'impirea pure lei. Però comunque sicuramente è una che ne sa a pacchi e sicuramente ha più potere di una comune, diciamo, vergine delle dita, per cui lei riusciva a incanalare il potere delle rune e renderci più forti. Io quindi non avrei detto nel momento in cui lei, come ci ha donato il fischiettino di Torrent per chiamare il nostro caro amico Torrent, non avrei avuto nulla da ridire se ci avesse... Dov'è? Tra l'altro dov'è il fischietto di Torrent? Forse è Freconsumabi. Non avrei detto se lei... Adello decorato con fine elementi d'oro, utilizzabile come fischietto. Usano per evocare Torrent, il destino fantasma. Usalo quando va bene, non c'è nessuna descrizione del destino fantasma. Se ci avesse dato una cosa simile, un artefatto, un oggetto chiave che ci permetteva di utilizzare il potere delle rune e... Lei ha trasferito il suo potere in un artefatto e ce l'ha donato. Va bene, nessun problema. Ma e adesso puoi livellare da solo? Ma se io fossi un barbaro con intelligenza 5? E adesso è il potere. È brutto. Beh, è brutto. Dammi un oggettino chiave, così come hai la... La waifu di Dark Souls 2 che ti dà la piuma del cazzo per fare il viaggio veloce e dai, e su, e i teletrasporti e l'osso del ritorno infinito, porca miseria, fammi dare un oggettino, no, così. E adesso comunque lo puoi fare pure da solo e siamo a 3. Abbiamo abbiamo la runa della morte, siamo promessi sposi, promessi impalmatori di Ranni, che ha tradito le due dita. E adesso abbiamo pure un potere che non dovremmo avere. Ma le due dita alla tavola se ne fottono. Tra l'altro dico l'ultima cosa e poi cominciamo. Riguardo la questione di Blythe. Me l'ero comunque segnata fra le cose da fare. Ho controllato nel caso in cui mi fossi persa qualcosa di Blythe. No, non cambia nulla. Se noi non lo liberiamo dalla prigione, si libera da solo. Il che può anche avere senso.
no, perché comunque nella prigione sono imprigionate, nelle prigioni Gallere Eterne sono imprigionate entità teoricamente ben più potenti di Blythe. Però vabbè, facciamo finta che la forza dell'amore di Blythe lo riesce a fare liberare comunque. Va benissimo, d'accordo, l'accetto. Posso dire che, essendo la quest di Blythe, cioè, almeno, essendo liberare Blythe un segreto, questo è veramente un segreto, perché comunque trovare Blythe non è così immediato. Io avrei preferito due cose: uno, che liberare Blythe portasse un altro finale, e due, che fosse possibile in qualche maniera perdere, fallire la quest di Rani, che non fosse provare a avvelenarla con Selovis, che quello era ovvio, che finiva di merda, giusto? Però, visto che comunque tu non freghi Rani, cioè io volevo che, avrei voluto che ci fosse stata una maniera per far fallire Rani, ok? Esempio, appunto, era magari trovare un ingrediente segreto che non conosceva neanche Selovis, invece di usare il raggio ambrato che voleva lui, trovavamo il raggio di luce nera, per dire, una cosa super segreta, super nascosta, che tu la trovi e magari, tipo, Selovis è tutto emozionato, fa ancora più potente, fa sto io decotto sta roba, e Rani cade in un sonno profondo e non riesce a svegliarsi. Talmente profondo che è a un passo dalla morte, però non è morte chiaramente, e per qualche motivo Selovis si incazza da morire perché dice: così non mi serve, così è inutile, non ha funzionato, sei un coglione, e scappa, per esempio. E quindi poi magari hai Iggy incazzato, Blythe incazzati, o spariscono anche loro, quel che pare a voi, ma che in questa maniera Rani non muore ovviamente, ma cade in questo sonno eterno, per esempio. E quindi era un'altra maniera per fare il roleplay, avere una scelta in più, sentirsi fighi perché hai trovato un super segreto. E poi magari trovavi Selovis ammazzato, oppure magari Iggy e Blythe non se la prendevano con te perché pensavano che era stato Selovis comunque, per cui magari Selovis ti mandava a fanculo, scappava, però lo trovavi comunque morto. Quindi comunque Selovis, qualunque strada prendevi, finiva ammazzato. E così tu la passavi pulita, però perdevi la quest di Rani, perché Rani restava addormentata. E quindi Iggy e Blythe dicevano: adesso aspettiamo che la nostra signora si svegli, prima o poi si sveglierà, lei può farcela, però intanto per quella Ran, patate. Quindi lei non era morta, però si sarebbe risvegliata non si sa quando. Secondo me, magari poi c'era pure un oggetto per risvegliarla, quello che pare a voi, però secondo me era quel qualcosa in più. Realmente ci sono questi acuti terribili di ste mozzarelle maledette che sanno suonare le trombe. Comunque, oppure un'altra cosa, sempre riguardo Rani, per esempio, se noi, un'idea, noi liberavamo Blythe, cioè quindi se non liberiamo Blythe va come è andata, anche se non l'abbiamo liberato. Se invece lo liberavamo, alla cosa sotterranea, che non mi ricordo quale caspita fosse, credo sommità della grande cascata, comunque dove trovi la bambola, magari, visto che avevi liberato Blythe, Blythe ti anticipava, ok? E lo trovavi lì aggressivo, che ti attaccava e droppava la bambola rotta, per esempio, perché era arrivato prima di te e aveva rotto la bambola, e quindi la bambola era inutilizzabile, quindi Rani non ti poteva parlare, per esempio. Il che non implica automaticamente che la quest sia persa, perché magari tu riesci comunque ad arrivare fino alla fine, a sconfiggere l'ombra funesta, quello che volete voi. Però io avrei preferito che in quel modo la quest la perdevi, perché comunque liberare Blythe, diciamo, Iggy non è questo cretino, Blythe, vedi che è stato imprigionato, capisci che è stato Iggy, fai uno più uno e dici: aspetta, forse c'è un motivo. Io non penso che Iggy sia cattivo, l'avrà fatto per una ragione, ma tu, cornuto, lo liberi comunque e ne paghi le conseguenze. Un po' come Demon Souls, quando hai, non mi ricordo come si chiama, l'assassino comunque. Cavolo, puzza quel tipo, no? Però lo liberi, ti svuota il Nexus. Roleplay, gioco di ruolo, scelta, conseguenza, buono o brutta che sia, non lo so. Il fatto che liberare o meno Blythe non porti a nulla, così com'è il fatto che tu non possa fottere volente o nolente Rani, e non nel senso sessuale, ma nel senso, diciamo, di missione, ce la puoi perdere la quest, ma non puoi far sì che sia tu
a perdere, a farla fallire. Lei non fallisce. Al massimo perdi la quest, non so se mi spiego. Cioè, se tu prendi la scelta azzardata di liberare Blyde, nonostante Iggy ti ha detto una cosa strana, nonostante lo stesso Blyde ti dica che lui ti ha... Che te, non so perché lo ha fatto. Liberami, liberami. No, no. Lo liberi i cazzi tuoi. Rompe la bambolina e hai perso la quest. Ci provi un'altra run. Cioè, è, ripeto, scelta conseguenza. Secondo me sono figate. Ah, se perdi una quest, ma la perdi in modo figo, non cazzo ucciso il boss e non mi appare le, non mi appare l'NPC, per dire, non questo tipo di cose, sono andata troppo avanti, ho perso l'NPC, ma una scelta che ti porta comunque a un finale, ok? Magari Iggy avrebbe fatto un dialogo diverso. Avrebbe approfondito di più la storia di Rani. Lui, quello che ti dice Rani è che io non ho sentito perché mi sono scordata di sedermi alla seconda grazia. Comunque GG, belle cose pure queste. Magari te lo poteva dire lui. E quindi tu restavi con quella famuzza di informazioni. Quindi la run successiva, ora che conoscevi comunque Rani, a maggior ragione saresti stato invogliato dal salvarla e dal seguire la sua quest. Non so se mi spiego, queste sono critiche costruttive, cioè sto cercando di giustificare perché secondo me certe cose potevano essere fatte meglio. E non è che chissà quale avanzata programmazione complessa, comunque, sono trigger e linee di dialogo. Così come vaffanculo, qui Melina, mi sono seduta alla grazia e mi ha parlato in automatico, vorrei capire perché non l'ha fatto nelle chiese di Marika. Comunque, io continuo a pensare che il motivo sia che questi pezzi di gioco sono stati fatti da gruppi diversi di persone, da team diversi. Comunque Elden Ring è un gioco mastodontico e secondo me alcune cose sono state fatte in un modo da certe persone e altre cose sono state fatte in un altro modo da altre persone. Vedasi, per esempio, casi di dialoghi che puoi ripetere, importanti, che gli NPC ti ripetono e altri NPC non te li ripetono. Vedasi personaggi come D che ti segnano, di uno che ti segnano il cazzo di coso segreto, di passaggio segreto sulla mappa, te lo segna, dammi la mappa, te lo segno, e altri casi in cui niente. Comunque parliamo con Bok. Perfetto, ho sbagliato tasto di interazione. Seamster, at your service, my lord, ready to make adjustments to your garments. My lord, did you see it? The Erd Tree. Lui è bellissimo. I don't really have the words for this, but I was so dazzled. I felt something stir in my breast. The Erd Tree is waiting for you, my lord. I know it, I do. I feel it in my bones. Oh, please, take the throne of Elden Lord. Ma la mia vera domanda qui non è quanto sia bello lui, lui è bellissimo, ma come cacchio c'è arrivato fino a qua lui? My lord, have you ever wished you might be born again? Well, they say that Renala of Rhea Lucaria has the power to help people be reborn. Oh, me? Reborn? Oh, look at me. No! When you're this ugly. No! Well, being reborn, it would hardly make a difference, I'm afraid. No! No! Ma non voglio! Ma lui è bellissimo così! Non voglio che diventi una persona! Going already, my lord. Please... Bok, the sea ready to me. No, going, please. Ora, io mi ricordo una cosa che mi aveva fatto strano. Fra le... Cosa cavolo sono consumabili? Cosa le pietre? Io mi ricordo una che c'era una descrizione strana di queste. Perché sono le classiche teste, però ce n'era, c'era, scusa, magnifico, aiuto. Ecco. Vedete la cosa strana che c'era? È l'unica che ha una descrizione in più.
Queste sono tutte normali, la stessa cosa, però questa aveva una descrizione in più. Amore incondizionato, certezza assoluta, deve essere la voce di una madre, sei incantevole. Testa umana. You're beautiful. Mi frega niente. Bok, this is ready to make a just. Ah, funziona. Vabbè. Ecco, dico, queste sono cazzate. Però queste sono segreti carini. Cioè, io mi ricordavo che c'era quella era strana perché non c'era mai stata, cioè, mentre le altre sono proprio da multiplayer, l'altro sì, l'avevo usata anche con Sabaku offscreen. Non mi ricordo neanche, mi pare che non l'avevo neanche letto con voi la descrizione, perché l'avevamo provato online e ci eravamo messi a fare i cretini con questo sassolino, con questa testa mummificata, sta cosa strana, e avevo notato che aveva una descrizione diversa dalle altre, effettivamente. Did I just hear my mum speaking? Thank you very much. Mum was always the only one. Non è vero, sei bellissimo. And now, my dear lord, let me hear her voice. Oh, please. If I may dream just once, do you feel the same way sì. my mum did, my lord? Do you think I'm beautiful sì. despite these looks? Sì. Oh, my lord. Vi giuro, mi sto commuovendo. My dear lord, I, Bok the Seamster, am forever in your service. May the throne of Elden Lord be yours. Oh mio Dio, vi giuro che mi si sono inumiditi gli occhi. Bok, sei l'NPC più inutile della storia. Sei un talismano che parla. Però sei troppo carino. È un pet. È un pet! È troppo pucci! Ero un passo dal colpirlo per sbaglio. Ho premuto R1, ragazzi. Meno male che avevo il triangolo premuto e l'ha messa a due mani. Ho premuto R1 per sbaglio. Ma ho saltato un battito. Ho saltato un battito. Allora, voglio provare a fare una cosa. Andiamo un attimo a parlare con dov'è Vasburgo qua, magari cambiato qualcosa. C'è un sacco di cose da fare a questo video prima della capitale, perché non è cambiato niente, perché poi dovrò fare la capitale con Sabaku insieme. Niente, è sempre a pecora lui. A fool I may be. Do you pity me? Vabbè, sì, a cagare, vai. Dallos. Di Allos, come cacchio di... Vabbè, niente. Allora, di Allos ancora niente. Poi, per quanto riguarda Zorayas, io ho un po' esploricchiato off-screen la... qual era, però? Via dell'iniquità, corridoio dell'udienza. Mi ricordo... Mi ricordo qual è, adesso andiamo a esperimenti, non mi ricordo, però avevo esplorato e l'avevo trovata la waifu, no, solo che non le ho parlato proprio perché l'ho ignorata, perché volevo farlo con voi. Ok, è qua, adesso vediamo, mi devo sfracellare, era, no, dall'altro lato, esatto. Devo starnutire. Non riesco a ragionare perché ho il prurito al naso fortissimo. Dove porca vacca è il mio ascensore? Qua. Eccolo. No, 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 no! Dio! Non ho detto niente. Porca miseria! Toccato solo odio questo ascensore col buco. Buco infame. Ok, ce l'ho fatta.
c'è un rapper. Vabbè, c'è un rapper, ok. Ma non era qua? Sì, era qua, ok. Era qua. Forse. No. Paura. No, non è qua. Aspetta, fatemi ammazzare sti cos'è. Vedo che sono come gli amici loro di Dark Souls 1 comunque, eh? Un po' per kill, lo so, non avevo il tempo di cambiare. E qua. Sì, ok. Il mio senso dell'orientamento è incredibile. Ecco, l'avevo trovata, solo che appunto l'avevo ignorata. Quindi adesso vediamo che vuole. Oh. It's you. I'm afraid. There is something I must tell you. I was an unwanted. No, non ti preoccupare, l'ho letto dalla descrizione molto diegetica. La gente è convinta che le descrizioni degli oggetti sono diegetiche. Hideous ritual. Something that can never be accepted. Not by men. Nor serpents. Even Lady Tanith shouldn't accept me. I know that you have done so much for me. But I wish to ask one last kindness. Kill me, please. I thought that I feared nothing. But this, free me from this accursed frame. Se io dico no? I know thee, but I wish kill me. I thought that free me. Non va avanti. Vabbè. I know that, but I wish to kill me. I thought free me. I'm to drink this then. Yes, of course. You always were very kind. È così pura lei, si fida. How delightfully sweet. And yet. Il collo mi fa troppo ridere. Ok, si è addormentata, non è morta. Ok, dubbio. Se io ricarico. Faccio prima che teletrasportarmi, ovviamente. Ok, dorme. Vabbè, andiamo a parlare lì con la mamma. No, ammazzarla piccolina, dai. Carina, pure lei pulcina. If you follow the sì. Thank you for allowing me this. I will never be a good mother. My heart is too frail. Our Lord must have known this all along. My meekness is all too clear. Okay. Sweet Zarias. Have I earned your scorn? Sweet. Okay. Patches. Vabbè, adesso andrà avanti in qualche modo. Hello again. Tu al solito sei. Ma senti. Giusto perché mi va. Giusto perché posso. Cheers for that. Sì, cheers for that. Ok, vabbè. Questa è fatta. Allora, diallo spatate. Mi avete detto di tornare da Iggy. E torniamo da Iggy. Torniamo da Iggy. Ci sarei tornata, però ma non... Oh!
Oh. Finalmente ti posso guardare dentro. Che roba è quella? E quindi è andata così. E quindi è andata così. Tre, eh? Sei stato bravo, eh? La cucina radici, elmo specchiato di Igi. Elmo specchiato di Igi. Elmo dalla foggia di uno specchio di cristallo che si dice ornasse costantemente la testa del consigliere di guerra Igi, molto fragile e vulnerabile ai colpi, indossato a chi si è votato al sommo tradimento, protegge dall'intervento della volontà superiore e delle dita al suo servizio. Igi provava terrore del suo stesso inganno. Fichissimo. Ok. E quindi ci saluta. Se l'aspettava che sarebbero venuti a ammazzarlo. Va bene. Rip. Che cosa brutta. Ok. Questo l'ho fatto, Luigi fatto. La clip di Merina. Poi avevo droppato, sempre esplorando un pochino la capitale, la testa di demone cadaverico. Assumi un cadavere e consegna tracce della sua incrollabile fede. Vigore lupesco, astuzia felina. Ok, disgustoso, fa veramente schifo ed è bellissimo, fa proprio schifo, è meraviglioso. Tra l'altro appunto è un elmo pesante, è super resistente, poi non abbiamo niente addosso in testa praticamente. Ok, questo l'abbiamo fatto, quindi l'avevo fatto. Dopodiché mi avete fatto notare che sono una pirla, perché c'è tutto questo pezzo dell'altopiano che non ho ancora esplorato. Quindi forse dovrei dare un'occhiata anche intorno. Deve essere il motivo per cui ero salita. Avevo cercato di salire inizialmente. Riuscire a raggiungere questa che è palesemente una galera, dove prenderò un sacco di botte probabilmente. Vediamo un po'. È un drago? Ah. Quello cos'è? Un altro drago? Ma sono draghetti di merda questi. Oddio. Sono veramente di merda proprio, non direi, eh. Dai, che stronzo. Questo coso deve... Questo deve dropparmi un cuore, eh. Non voglio cazzi, questo droppa un cuore. Ma quanto sei buggato! Vero?
Io lo ammazzo, ma se non mi droppa un cuore esco pazza, perché è l'ennesimo caso di nemico di merda messo solo per dare fastidio, con una valanga di HP e zero premi. Secondo me è troppo un cuore, perché troppo forte per non droppare un cuore. Cioè ha letteralmente gli HP di un boss. Curioso che non abbia un nome, questo è vero. Infatti gli faccio pochissimo male, tra l'altro, perché ho l'arma chiaramente che fa danno split. Senti, ma se io attaccassi l'altro... Il fatto è che ce ne sono troppi. Sono troppi. Questi sicuro non droppano un cazzo. Tempo del mondo. Madonna quanto sei. Ok, fai fuoco. Da cosa è andato, eh? Da cosa è andato? Bravo, pirla. Il drago ci saluta. Ah, ok. Allora va bene. No, avevano troppi HP per essere merda e basta. Cioè, non era possibile. Va bene, allora ok. Cioè, vale la pena. Sono draghetti. Eh sì, però io qua come cazzo schivo? Sono incastrata. Ce ne possiamo andare da qua? Possiamo andare da un'altra parte a combattere, no? Non ho sì, però, caputtana. Bravo. No, restalo, per carità. Brutto questo punto. Questi sono... Dov'è? No. Sì, vabbè, ciccino. No. Vabbè, che ti fo... Fottiti. Cioè, no, io non ci vado lì in mezzo. Se vuoi, mi segui. Altrimenti vai a cagare. Cioè... Non mi metto a combattere due draghi contemporaneamente perché siete messi stronzi. Ma così? No. No, scusate. Ah, la luce terribile. Ok, del capo. Finirà malissimo questa cosa. Non posso manco evocare. Questa cosa finirà malissimo. Capo de che? Porca troia. Mamma mia, come non mi ha preso? Sì, vabbè, però vaffanculo. Ah. Sì, no, però non mi può interrompere il cast.
cast interrotto o no. Non ce la farò mai, cioè non ce la posso fare. Possibile, cioè. Il caster come cazzo lo combatte un coso del genere? L'ho preso nelle palle, l'ho praticamente preso. Non so che sta facendo. Guarda, mi interrompe. E vabbè, ma come? Madonna. Vabbè. Devo operarmi. Cioè, se non è uno scudo il suo gioco, è tutto di una difficoltà. Devi pararti per forza. Cioè, o meglio, non per forza, ma devi per forza usare o lo scatto, o la cenere di guerra con lo scatto. Con la parata diventa tutto molto più facile. Ma sì, sono una testa di minchia. Meno male che nella galera non ti mettono le cose fuori. Ciccio, dai, su, dai. Esci fuori, dai. Schivo quel coso! Una volta posso schivare! E va bene. Non vedo nulla, è dello stesso colore mio! Questo come lo schivi! Come lo schivi! Non puoi schivarlo! Ricordiamoci che sono a livello 230, eh? Cioè, non è che dici sei sottolivellata. Ti fa sti danni. E vabbè. Vero che non ho un cazzo addosso, eh? Cioè, sono tipo... nuda. Posso provare a farmene fotto, non faccio il mago. E paro, come la stronza che sono. Facciamo i vigliacchi. Mi paro e basta. Ecco, nel culo. Ah, possiamo fare. Oh, bello. Fottiti. No. Vabbè, però, ma dai. Ma che cazzo, ma non può. Cioè, l'ho mancato. Vabbè, sì, ma si fa con lo scudo e ci metti la metà del tempo. Sì, però non puoi mancarlo. Cioè, non mi puoi fare la parata col contrattacco e mancarlo. Ogni volta mi mettono le rune in posti diversi, giusto per farmi impazzire, no? Che in realtà sono in base a dove le perdi mentre combatti, ovviamente. Ah.
arriva sto cazzo? Va bene. Guarda come te lo incula Hector. Adesso non la posso cercare. Vieni a letto. No, pensavo. Letto ci saluta con lo scudo, difficoltà tipo zero. E vabbè, ci sta, fa parte. Tic, avevo letto Ticchio. 80.000, complimenti. E se ed eri scarsetto per essere il capo, però ed eri scarsetto, però a letto il capo era a letto, però non mi ha lasciato niente di a letto. La notte del complotto, Tigre l'assassina infuse la sua lama, nella sua lama il potere e la runa e la morte per uccidere Godwin Laureo. Era figlia del capo dei Neri Coltelli Alecto e morì proteggendo la madre durante la fuga dalla città reale. Ok. Vabbè, nice. Mi dispiace per i dragozzi perché ovviamente li dovrò ammazzare, ma non è per niente divertente. Ammazzare quei draghi di merda. Ok, quindi questa è fatta. Ci mettiamo una bella patacca. E poi abbiamo tre. Vabbè, i draghi me lo segno, li faccio off screen, chi se ne frega. Mentre muoiono cose. Devo passare per forza dai cristalli. Dai cristallosi, giusto? Non si scappa, vero? E vabbè, con che range? Bravo, vabbè, vieni, 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 vieni. Vieni, vieni, vieni. Mi ha fregato niente, oh. Ok, l'ha sentita, l'ha sentita! Ok, l'ho fatto, dove faccio la pena? Dove finì? Finito! Non ho fatto niente! Non so perché non mi ha fatto fare il contrattacco. Okay, vabbè, qua lo posso capire perché me l'ha fatto fare. Ah, ci sta, sono schema io. Schivarli sti cosi. E dai, continuano a morire cose comunque. Perché una porca puttana. No, e dai, non posso evocare. Culo, vai! Ma che palle!
L'ennesimo lupo di merda che non rompera un cazzo. Cos'è? Porca puttana, dai, madonna. No. Ce ne vanno fieri, capito? Cioè, ne vanno fieri di sti boss di merda. Ne vanno fieri. Guardalo, ne vanno fieri. Vabbè, affanculo, vai. Affanculo, così si batte, così. Vai a cagare, vai. Sì, vabbè. Affanculo. Poi danni, danni! È incredibile! L'ho ammazzato. M'ha ammazzato! Fanculo, vattene. Cagare, vai! Fanculo. E c'è una donna, non si può fare niente! Io mi rifiuto di combattere questo schifo. Mi rifiuto. No, no, non è no. Mi ha fatto schifo, mi ha sempre fatto schifo e continuerà a farmi schifo. Se ne fotte. Può fottere. Sta là a morire di vecchiaia. Ok. No. Un'altra roba con le tartarughe, sicuro. Cambia animale, almeno. Oh, sì, va bene, le bestie sagge. Uno l'ho preso. Ok, allora. Le bestie sagge. Cerchiamo le bestie sagge. Sicuro, cominciamo col dirupo, che ormai li conosco, i miei polli. Se non è qua, è dall'altro lato. Sicuro. Bestie sagge. Andiamo, scendo a cavolo e qua mi ammazzo, se no per sbaglio. Mettere un suono, qualche cosa per farmele trovare. No, cioè, io per fare che scherzavo. Ma un suono, qualche cosa. Ancora puoi colpire. Ecco. Vaffanculo. Una. Poi. Ammazzo tutti i bambini. Io per questo ho dovuto guardare la guida, eh. Cioè, non vi dico quanto tempo è passato. Cioè, letteralmente. Letteralmente, qui è dove dobbiamo andare. E la tartaruga è qui. Cioè, non è mai, mai, mai successo che l'animale saggio fosse così lontano. Un uccello è appena volato attraverso la roccia. Qua siamo a livello di difficoltà di Baldo. Ma ci sono le tartarughe. C'è l'indizio che si trovano le cazzo di tartarughe. Poi io ho guardato più o meno. Dovrebbe essere da queste parti. Non so neanche dove. Penso lì. Eccola. E c'è la tartaruga. È ovvio che sia lì. La cazzo di tartaruga. Porca puttana. È ovvio. Culo. È ovvio, è ovvio. Ma mi devo riteletrasportare. Qualcuno l'ho trovato divertente. Cioè, qualcuno ha trovato questo enigma. Ora, per esclusione, suppongo che sarà qua. La terza, non ho guardato. Ma c'è qualcuno che seriamente pensa che questa cosa sia divertente, intelligente o minimamente sensata? Perché questa è la classica stronzata da open world. Proprio dal
time consuming proprio per farti passare più ore a cercare le stronzate. Quantomeno, per quanto non mi piaccia, ma quantomeno le robe dell'artista richiedono un minimo di spirito d'osservazione, logica, analisi della mappa. Queste no. Questo è a caso. Questo è completamente a caso. Vi devo ricordare la tartaruga sull'albero. Lì ci sono i draghi impazziti. Io spero che sia un punto... Cioè, io sto andando a esclusione, qua. Non ho la minima idea se la tartaruga sia qui o meno. Cioè, questa cosa potrebbe finire malissimo. Però mi ricordo che qua c'erano tartarughe, per cui suppongo che... Tipo, sta cosa molto sospetta mi servirà... A un cazzo, perché... A cadere di sotto. Che cazzo serve questa cosa? Voi vedete la tartaruga? Io sto dando per scontato che sia qui, perché negli altri due punti c'era una tartaruga, c'erano le tartarughe e anche qui ci sono tartarughe, ma guardo pure in alto perché a questo punto mi aspetto di tutto. Io non ho voglia di riguardare la guida. Cioè non... Cioè, sto coso d'aria è completamente a caso, in mezzo al nulla, capito? Cioè, è palesemente funzionale alla tartaruga. È un bug. Cioè, doveva spawnare veramente la tartaruga e non è spawnata. Bello, cioè, una merda eppure fatta male. Non è spawnata. Vabbè. Va bene così. No comment. Era veramente in aria, quindi. Era veramente in aria. Oh, santa pazienza. Ok. Quindi questo è il classico balconcino... Che non serve a niente, qui ci sarà una cosa figa, perché questa chelona mi pare che aveste detto che è una cosa di ranni, dovrebbe esserci qualcosa di ranni, però il set della strega l'ho già preso, forse il catalizzatore. Allora non è un catalizzatore. Luna nera di ranni. Attenzione. Attenzione. Stiamo tutti attenti alla lore qua. Allora, il plenilunio di Rennala. Allora, sì, è la regina di Caria. Ok, usa l'esecutore come ricettacolo per manifestare una luna piena da scagliare contro i nemici. Una luna piena dissolve ogni stregoneria che la tocchi e riduce temporaneamente la resistenza ai danni magici con cui ne venga a contatto. La regina Rennala scoprì in gioventù questa luna ammaliatrice che in seguito avrebbe conquistato l'Accademia. Leggendaria stregoneria, simbolo della regina di Caria. Sfrutta l'esecutore una luna gelida oscura a scagliare contro i nemici. La luna oscura dissolve ogni stregoneria che la tocchi e riduce temporaneamente la resistenza. Fu la giovane Ranni, guidata per mano da sua madre Rennala, a trovare questa luna. Una visione di gelo e tenebra ammantata di misteri occulti. Ok. 68! 70 in realtà. La proviamo. Beh, per quel che vale. Non posso dire di provarla contro i draghi perché non gli faccio niente ai draghi. Probabilmente. Allora, chiaramente chiederà 7000 slot questa cosa. Se la trovo. Due, no, solo due. Ok, solo due. Allora,
Proviamo prima questa. Beh, sì, sembra molto figa. Vediamo se è diversa l'altra. Vediamo. Ho sbagliato tasto, scusate. Sì. Sembra molto figa. Sembra molto figa. Fatto che con i boss, con la mobilità che hanno i boss, questa cosa non è homing. Questa cosa chiaramente non è homing. Non se homing è lentissima, si sfracella al suolo prima di colpire. Per cui paradossalmente mi sembra più utile la bolla dell'oracolo maggiore, sinceramente. Poi magari mi sbaglio ed è la cosa più rotta del gioco, eh. Allora, dicevamo, ci rimettiamo le nostre robe. Va bene. Cane, me lo segno. Cane di merda. Ma probabilmente resterà là. Ok. A questo punto la galera l'ho fatta. Quello che ci resta da fare per questo episodio, che da quanto sto registrando ne pensavo di più, è queste due cosine. Queste due cosine. Forse non ho il tempo di farle tutte in questo episodio. Questo è un episodio un po' di transizione. Sì, quella capitale la facciamo insieme a Sabaku in live. Però intanto mi levo questa roba e non vi lascio senza episodio. Qui. Esatto, qui c'è il cosetto che mi indica la via, no? Ma io devo... Oh, non è di qua che devo andare. Esatto, devo andare di qua. Mi sa che di là non posso scendere. Devo fare tutto il giro. Meno male che i caricamenti sono rapidi. È bellissima questa... Questa a questo punto è stupendo perché... È contemporaneamente molto luminoso, ma anche insieme anche grazie alla musica, molto malinconico, perché va di un luogo meraviglioso distrutto da una battaglia comunque. Molto molto figo. Ci sono i nostri amici scheletrini. Poi vorrei sapere chi è che faceva ste lapidi giganti e per chi soprattutto. Così grosse e cattive. I nostri amici. Oh, li ho mancati tutti. Fail incredibile. Ok, di qua. Di là c'è il brigante. Di qua. Ci sono non uno, ma due posti da esplorare. Io non ho aperto. C'è anche un bellissimo orso runico, di quelli molto belli, con gli HP infiniti, che ti trickshottano. Molto, molto carino. Molto, molto carino, molto affettuoso. Ce la facciamo raso muro. E noi gli diamo confidenza. Esatto. Questa dovrebbe, suppongo, sia una tomba di un eroe. Decisamente. Sempre una profondità incredibile comunque. Cavolo! Porca miseria! E vabbè. Centro della terra. E ancora. Dell'eroe di Auriza. Già che ci siamo, questo lo facciamo. Sento suoni brutti. Suoni brutti. Eccolo. Infatti. Porca!
la vera trappola, non sono sti cosi. Epitaffio dorato, qui la trappola è che? Qui la trappola è... Se non è fatto sparire... Guarda che avete fatto... Ah, è Lightning impazzito. Ok. Epitaffio dorato. Spada forgiata per commemorare la morte di Godwin Laureo, primo se vi dia a conoscere la morte, vi infusa l'umile preghiera di un giovane, fratello, fratello mio, che la tua sia una vera morte. Ultimi rituali, solleva l'epitaffio per infondere l'effetto del sacro ordine all'esecutore e agli elati vicini, particolarmente efficace per donare l'eterno riposo a coloro che vivono nella morte. Fedeti. In realtà posso anche usarla, è una spada dritta abbastanza normale, non è neanche una cosa così incredibile. Bellissimo l'effetto, tra l'altro. Bellissimo. Bellissimo. Ok. Io qui so che se la tomba, questo significa carri. Questo significa carri. Questo significa merda. Ah! Ah, non avevo l'arma. Ah, certo, perché ho l'effetto. Senti, mettiti qua sta spada. Che adesso la utilizziamo un secondo. Sbagliato tasto. Ho fatto un tragico errore, un tragico errore! Ah! Ok, mamma mia! Ma siamo impazziti! Siete pazzi! Siete matti! Cazzo di incubo! Ah, vabbè, buono. Sotto jumpster, vabbè, ma da ah, ma perché la. Che fanno? Io qua non so perché me lo sentivo, dovevo scendere. No, perché inchiappettata di scheletro maledetto, figlio di puttana.
Questa crolla sicuro, sicuro come la loro mamma puttana crolla. No, ma la luce è strana sto coso, no? Molto strana questa cosa, molto. Eccole. Non so perché quello è resistito di più. Guardalo. È arrivato tardi lui. Bastardo. Ok. Letteralmente dal pavimento. Ceneri di masnadiere. Leggiamo le ste ceneri di masnadiere. I masnadieri sono carinissimi. Masnadiere. Tre masnadieri. Questi masnadieri brandiscono lunghe accette dalla lama seghettata, armi brutali in grado di provocare un grave sanguinamento. All'interno gli uomini piccoli vennero masnadieri per sfuggire allo scherno e guadagnarsi a vivere per quanto ignobilmente. Gli uomini piccoli. Che carini. Gli uomini piccoli. Tutto questo devo ancora distruggere il carro del primo dungeon, quello dell'eroe di sta minchia. No, ma tu mi prendi per il culo. Non è il range, non è il range. Invece sì. Non è, ci mette un sacco. Vabbè, senti, non serve a niente sta spada, per figa che sia. Ok. Mi starò perdendo un botto di roba. Tutto questo non ho cercato i muri invisibili. Pensavo di aver finito. No, 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 no! Sono morta. Porca troia! Che palle, no, tu ci ho daccato. Anche questo, ma sempre lo stesso cazzo di trappola di merda. Vabbè. Io non commento questa cosa che è appena successa. Io non commenterò il fatto che ho perso 380.000 rune perché è scivolato. Non commenterò questa cosa. Anzi, sapete che vi dico? Non la faccio. Andate a fanculo, lo faccio un'altra volta. Tomba secondaria. Ok, poverino. Alla tomba secondaria. Facciamoci stare questa qua. Almeno magari questa è per persone sane di mente. Ok, saranno le ultime parole famose. Ah! Sì, vabbè, ma sono aggressivi. Io non vorrei ammazzarli, però... Esploso. Nice. Pure. Va. Nulla. Vabbè, magari riuscissi a colpire! Questi sono quelli esplosivi. Allora.
Non so come abbia fatto non colpirlo due volte. Questi in realtà sono pericolosi. Dentro un dungeon. Ho sentito un suono brutto. Yeah! rune. Perché è scivolato. Vabbè. Video c'è, dico. Quello è un granchio. Porca puttana, però. Ah no, era solo... Grazie, 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 molto gentile. Grazie. Oh merda. Adesso merda. Cercherò del profumiere e vaso inclinato. Quello sarà un altro vaso inclinato. Questo si può aprire? In qualche modo... no. Oh, magari è tutta gimmick. Sono nello stesso... sì. Sono nello stesso posto di prima, quindi forse c'è... c'è ancora lo schizzo di sangue, tra l'altro. Forse c'è qualcosa che non ho visto lì dentro, non è un segreto? Vediamo. A me non pare che ci sia niente. Di solito qua ci sono rientranze. No. Vabbè. Magari era un extra. Questa cosa come funziona? Trappola di trasferimento. Che cosa significa? Come fa del fumo a trasferirti? Allora, io però ho esaurito le opzioni, sinceramente, perché più di tornare indietro qua non so che fare. Sicuramente mi sto perdendo qualcosa di ovvio. Magari c'è un altro cosetto. Questo era il primo che ho trovato, mi sa. Magari c'è un altro scrigno da qualche altra parte. Tipo di qua. Non vedo niente però, eh. Ecco, tipo qua, no. Non è servito un turbo cazzo.
Sono finita esattamente allo stesso posto. Ma allora mi sto perdendo qualcosa dove ci sono i vasi. Deve esserci... Ma io non posso esplorare senza usare il cazzo di teleport. Devo per forza... giocare a smogolarizzarmi di continuo. Non c'è una strada per persone normali? Cugino tuo, adesso muore pure, eh. Chiare, vai. Allora, deve essere qua. Il mistero da risolvere è qua. Ecco. Porca vacca. Mamma puttana. Eccoli. Guarda che carini che sono. No, e dai, pensavo che fossero esplosi tutte e due, mi sono spaventata. Ok. Muro invisibile. No, 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 no! Sono un idiota, l'ho fatto distinto. Ma non torno... prima, vero? Cacchio. No, forse sì. Ah no, era esattamente quello che avevo usato io per arrivare. Ok, ok. Io li avevo ammazzati sti cosi comunque. Ok. Ma questo a cosa mi porta? A niente. È solo l'extra. È solo l'extra per ammazzare gli stronzi sopra. Io non so come devo andare avanti. C'è un altro muro invisibile, forse. Quello è il tizio morto che è risalito per qualche motivo misterioso. A me fa troppo strano sta roba dei vasi del cavolo. Troppo strana sta cosa, che non c'è niente. Fatto che anche ammesso che l'aprissi non mi porterebbe a nulla, perché semplicemente aprirei un passaggio. Cioè, com'è possibile? Fatto che non portano in posti diversi, sono proprio comunicanti. Mi sento un idiota, ma per una volta che ho capito il meccanismo... C'è un altro muro invisibile da qualche parte. Che però salire lì sopra? Sono stronza io... E c'era la statua e non l'ho vista. Cioè, sono così rincoglionita che salendo là sopra c'era la statua e non l'ho vista. No, è un altro posto. Eh no. Questa è un'altra cosa. Ah.
questo un altro posto completamente. Solo che essendo tutto cazzo uguale, mi sembrava che c'ero già stata. Sì, evidentemente sì. Un altro punto. Un altro punto. Io non l'avevo capito. Perché è tutto uguale questo posto. Allora, qua ho fatto esplodere il vaso. Vediamo se ce la possiamo fare, eh? No. No, ero io che non avevo visto. Vabbè, ragazzi, devo guardare una guida, non so che dirvi, cioè non so che dirvi. Io non riesco a orientarmi. Non riesco minimamente a capire dove sono. Cioè, è tutto uguale. Mi sembra di aver ucciso tutto quanto. E lì c'è il muro invisibile. Ma vaffanculo. Ma vaffanculo. Sono girato in tondo per 4 ore senza trovarla. Ok. Non so se è la soluzione, perché non so dove mi porterà sta cosa. Quantomeno so che non l'ho mai presa. Vediamo. Sono all'inizio. Sono veramente all'inizio. No. Mi sono persa pure questo punto, eh. A me sembra l'inizio questo. È l'inizio. Madonna che palle. Voi ci credete che io non so uscire da questo posto? E mi direte, è colpa tua, perché non stai usando le pietre arcobaleno del cazzo che ti aiutano a orientarti. Quindi è colpa tua che non ti puoi orientare. Certo, chiaramente è colpa mia. Continuo a pensare che questa è proprio la classica struttura di una tomba. Tutte le tombe sono così. Ma non posso manco uscire da qua. Non... Vabbè. Facciamo che è arrivato il momento per la prima volta di provarla, eh. Perfetto. Adesso mi guardo una guida. Allora, solo seguendo la guida, evidentemente perché sono stupida, come mi direte nei commenti, ho intuito che forse effettivamente questo luogo è diviso, cioè sono effettivamente due tombe diverse. Sono effettivamente due tombe diverse con la stessa identica struttura. E a quanto pare, adesso io ho guardato velocemente sperando di riuscire a ricordarmi i passaggi, a quanto pare dovevo effettivamente andare dove erano i vasoni, se non che in una delle due versioni della prigione, ma vai a cagare, vai, ma vaffanculo, dai, della prigione,
Mamma puttana! Sei uno stroia! Mamma puttana! Faccio sua sorella, solo in una delle due versioni c'è la scala. Per cui dopo che tu fai questa cosa... No, la pigli in culo perché non è questa che devo fare. Dio santo! No. Sbagliato. Vediamo se funziona lo stesso. Credo che quello sia caduto. Panculo, vai! Io sono contenta che voi vi divertite così. Cioè... Voglio vederlo sto premio. Voglio vederlo il premio di farmi tutta sta cosa. In una maniera perfettamente intuitiva devi fare questo. Cioè devi letteralmente scendere e tornare sotto. Esatto. Ora ditemi che questa cosa era ovvia, dai. Era ovvia questa cosa, giusto? Questo intuitivissimo passaggio secondo cui dovevo ipoteticamente riprendere la stessa strada. Vabbè. Such deep level design. Ok. Adesso questa è la scala giusta. E abbiamo fatto. In realtà si fa in un secondo, se lo sai. Se non lo sai, vagherai per sempre, eternamente prigioniero. Della loro mamma puttana. Ok. Pure i danni. Pure danni, ok. Ora, tornando qua, dovrebbe esserci qua la porta aperta, esatto, e qua la grazia. Mi risiedo alla grazia. Cazzo di incubo di episodio sarà da montare questo. Probabilmente non taglierò niente. E buonanotte. Quali magiche avventure ci aspettano oltre questa nebbia? Un gatto? Una stirpe? Un'ombra? Comunque cosa sia. Menatemi. Io qua faccio pulizia. Guarda, esatto, gioca con... gioca un po' con quello, vai. L'ho mancato. Ceneri di vaso mercenario. Questi spiriti indefessi si sacrificano per annientare i nemici dell'evocatore esplodendo alla morte. Sebbene il loro coraggio sia ammirevole, il loro scoppio può ferire anche gli alleati. Il minimo contatto con una fiamma è sufficiente a innescarlo. Dillo agli altri, di loro quanto arde e luminosa la fiamma dei vasi incendiari. Ma quindi una merda. Letteralmente una merda. A meno che è proprio situazionalissimo. Bello. Totally worth it. Va bene. Allora, niente. Mi farò questa esperienza, questa sorta di rapporto sessuale anale non protetto, senza la giusta preparazione. Questo bellissimo, bellissima tomba dell'eroe.
E niente, non vi chiedo se il video vi è piaciuto perché è un video di merda, però infatti metterò il mezzo numero, sarà un video di transizione. Spero vi siate comunque divertiti a vedermi sclerare, io vi ringrazio e noi ci sentiamo, ci vediamo in un prossimo video.